L'incredibile storia di Valerio e del suo incontro con misteriose sfere aliene che gli hanno lasciato cicatrici inguaribili sul corpo e nell'anima. Perché gli extraterrestri hanno scelto proprio Valerio e la sua famiglia? Un'altra vita, un'altra storia, un altro bivio. Buonasera. Grazie. Guardare l'orologio, un gesto che facciamo costantemente nella vita. E nella vita parliamo del tempo, il tempo che fugge, il tempo che non passa mai, il tempo. E ogni tanto ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto, no? Succede, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri, poi con un piccolo esercizio mnemonico ce ne ricordiamo. Eppure invece ci sono persone alle quali manca del tempo, perché c'è del tempo che non sono in grado di ricostruire perché forse in quel momento non erano parte del contesto sociale. E poi ci sono persone che spariscono, lo sappiamo, ne parlano le televisioni, i giornali, per alcune ci sono spiegazioni e per altre non ci sono spiegazioni, persone che si sono volatilizzate e delle quali non sappiamo più nulla, per cui i sogni che noi avevamo da bambini a volte possono tramutarsi in incubi. Ma vediamo i sogni del nostro ospite prima di presentarvelo. Valerio nasce a Genova il 29 febbraio 1968. È un bambino allegro e vivace che sogna di diventare un grande esploratore. Un misterioso evento in cui è coinvolto sull'Appennino Ligure gli fa ben presto cambiare idea. Forse è meglio diventare un campione di judo, oppure un esperto di computer, o meglio ancora uno scrittore di fantascienza. Perché lui sa bene che esistono creature aliene provenienti da mondi lontani. Nessuno di quei mondi, però, è bello quanto la sua città di mare. È il momento di presentarvelo. Valerio Lonzi, l'uomo rapito dagli alieni. Prego. Ciao Valerio. Credo il tuo posto sia quello. Allora, ma tu ti sentivi o ti senti un predestinato? Sì, sicuramente sì, però ci sono tante altre storie inespresse perché magari non vengono a galla, perché non lo dicono e magari presentano connotati molto più drastici, più drammatici o più complessi. Quindi ti senti, Mi sento parte della statistica. Ti senti parte della statistica? Sì, perché comunque chi vede strane cose nel cielo o comunque fenomeni riconducibili all'ufologia sono tantissimi, sono centinaia di migliaia. Quindi... Ma credi, adesso poi ne parleremo diffusamente, ma tu, come dire, hai colto qualcosa di misterioso nella tua famiglia? L'altezza fantasmagorica è una cosa comune della mia famiglia. Quella c'è. È che quando mia mamma mi aspettava, da un tot di mesi sono andati lei e mio padre a trovare i parenti che abitavano in campagna e al ritorno, notte fonda, comunque era un posto isolato, hanno visto quello che l'ufologia ortodossa contemporanea definisce disco volante, proprio il classico piatto rovesciato sovrapposto a un altro con una corona rotante luminoso, mi pare che mi avessero detto sul verde, ma stazionava quasi sopra di loro. Secondo loro racconto è uscito un raggio che ha investito mia madre, il raggio si è ritirato, l'UFO è schizzato via. Questo prima che tu nascessi? Sì, ero già... Allora mi sa che ne parleremo e lo vedremo, perché adesso partiamo a raccontare la tua storia, partendo come sempre da tre elementi, che sono una sfera luminosa, una
motocicletta e un boccale di birra da pub, diciamo. Quindi partiamo con la prima parte della nostra storia, della tua storia, la sfera luminosa. ...1982... l'Appennino Ligure nei pressi del Passo della Biscia, in provincia di Genova. La notte è illuminata dai fuochi di un campo scout. Solo uno dei ragazzini, Valerio, fa caso a una luce poco distante dall'accampamento. Pensando che qualcuno abbia perso la torcia elettrica, si alza per raccoglierla. Ma appena punta la sua verso i cespugli, la luce si spegne. Sul terreno resta solo erba ingiallita. Il ragazzino ancora non può saperlo, ma rivedrà presto luci come quella. Anni dopo, ricordando l'atmosfera che regnava in quei giorni tra le tende degli scout, Valerio parlerà di una sottile tensione e di un inspiegabile nervosismo, come se stesse per accadere qualcosa. Una sensazione provocata forse dal tempo così mutevole? A scuotere Valerio da quei pensieri ci pensa Alberto, che gli ricorda l'appuntamento con due ragazzine del campo, quella sera alle 11, quando tutti saranno andati a riposare. Valerio, puntuale, esce dalla tenda. E vede l'amico immobile sul sentiero, come se stesse dormendo in piedi. Alcune sfere luminose roteano intorno ad Alberto, per poi dirigersi verso Valerio. Lui le illumina e subito le misteriose sfere svaniscono. Tutto sembra durato solo un paio di minuti, ma in realtà è passata quasi un'ora. Cosa è successo nel tempo mancante? Dell'accaduto Valerio e Alberto non parlano con nessuno per non essere considerati pazzi, ma nei giorni seguenti la tensione al campo è ancora più palpabile. Forse ci sono altri che hanno visto qualcosa che non capiscono e a cui non vogliono pensare. Ho parlato con altri testimoni di questo evento, quello famoso del campeggio, diciamo, di Reppia. E sono persone tutte molto impaurite da questa cosa. Io mi sono trovata davanti persone che assolutamente non volevano essere coinvolte, spaventate da un insieme di fatti, e non ne volevano assolutamente parlare, non volevano neanche ricordare, ecco, per quello che mi ha poi aver dato l'idea. Tornato a casa, Valerio fa una bella doccia calda per dimenticare la stanchezza, il nervosismo e tutto il resto. Ma ci sono cose che non è possibile cancellare. Cose che lasciano segni inquietanti. Come quelle tre cicatrici sul corpo di un ragazzino che non aveva mai subito operazioni alla schiena. Cosa le ha provocate? Mi ricordo che Valerio non aveva le cicatrici sulla schiena. Sono cose che sono uscite dopo, peraltro sono cicatrici anche abbastanza evidenti, ben distanziate una dall'altra, almeno di 15-20 cm di lunghezza, quindi comunque si vedono. Lui torna dal campeggio, la mamma lo vede che fa la doccia e vede che ha tre cicatrici. E Valerio dice: ma io sono stato al campeggio, non ho mica fatto nulla. La mamma lo porta dal dottore e il dottore dice: Valerio, mi devi dire dove sei stato e cosa hai fatto. Queste sono cicatrici da punti di sutura. In quel momento a Valerio gli viene un colpo, perché nessuno l'aveva operato, ma lui aveva le cicatrici. Prima di partire per il campo scout non le aveva. Nemmeno i medici sanno dare spiegazioni. Eppure sembrano proprio le cicatrici di un intervento chirurgico. Valerio nota che anche l'atteggiamento dei suoi genitori è strano. Sanno forse qualcosa che lui non sa? Qualcosa che in qualche modo misterioso rende il ragazzo e la sua famiglia dei prescelti. Era un disco nell'aria che metteva un raggio verdastro e ha colpito in pieno me e mia moglie.
mia moglie si è trovata paura e siamo andati via di corsa. E questo raggio è durato per 4-5 minuti. La madre era incinta di Valerio, andando a comunicare ai nonni appunto la nascita, ricordo che anche loro, anche i genitori, avevano visto un oggetto particolare, quindi un oggetto volante, insomma qualcosa di strano, e ricordo che raccontavano di avere visto un raggio di luce verde che li aveva investiti. Di questa famiglia non ho mai sentito dire sono nani, sono piccoli, dicevano tutti sono persone strane. La nonna era veramente, era piccolissima, piccolissima, senza rughe, tutta truccata, una bambolina, la madre uguale, erano veramente tutti particolari. Valerio continua a non parlare della faccenda con nessuno e negli 8 anni seguenti tutto procede normalmente, a parte il giorno in cui un impiegato delle anagrafe si reca alla sua scuola per chiedergli di suo fratello Walter, un fratellino che era nato morto da quel poco che Valerio ne sa. In realtà, parlando con la nonna mi disse che questo bambino non era nato morto, era un bambino molto particolare e molto strano, e dissero facciamo tutto noi, alla madre non preoccupatevi, facciamo tutto. Di questo bambino non si è proprio nulla, la madre non lo fecero vedere. Sono convinta, da come mi descrisse la nonna, da tutti gli eventi, da come il padre mi parlava, che questo bambino era un bambino con caratteristiche sia umane che aliene. Beh, caspita, un po' di predestinazione io la vedo. Quindi i tuoi genitori in qualche modo non sono così stupiti di queste cicatrici? Che io mi ricordo all'epoca lo era molto più mia madre che mio padre. Comunque, lì per lì il dubbio che magari mi fossi pestato con qualcuno, fossi caduto, cioè, qualcosa che non volevi raccontare, una marachella. Ma io comunque sono arrivato a casa, che ancora non lo sapevo, me le ha scoperte lei mentre facevo la doccia. Ma posso vederle queste cicatrici? Sì. Ti dispiace? Andiamo in favore di camera. Sono queste linee. Sì. Scusa, io ormai ho capito che qui se non fai una cosa in favore di camera questa cosa non esiste. Ecco, però cicatrici quindi che rimangono. Che rimangono. E che cosa hanno detto i medici di queste cicatrici? I medici con cui ho avuto a che fare io, perché poi so che i miei genitori sono andati a parlare anche con altri, comunque i medici con cui ho parlato io hanno detto, uno ha anche insistito prepotentemente, che erano segni, erano diciamo i postumi di un'operazione ricuscita con punti di sutura molto, molto accurati, molto precisi. E tant'è vero che tutti gli anni, quando rinnovavo il certificato medico per l'agonismo, per il karate, mi sollevavano non pochi problemi, perché pensavano tu sei stato operato alla schiena, hai avuto un incidente, cosa fai a fare? Cioè, invece. Andiamo al secondo elemento della nostra storia, che è una motocicletta. Poi la sua vita cambia radicalmente. La sera che la sua amata moto lo tradisce, costringendolo ad arrivare in ritardo in palestra. È per via di questo ritardo che l'ormai ventenne Valerio conosce una ragazza, Yuki. Tra i due scatta subito qualcosa. Yuki capisce che Valerio nasconde un qualche segreto e quando lo presenta la madre giornalista, Maura, lui spontaneamente si confida, raccontandole quanto successo al campo scout. Sono quasi che
grandezza di... Maura ne accenna in buona fede a un collega e hanno così inizio gli articoli sui giornali, le interviste, la curiosità morbosa, la processione degli ufologi per conoscere Valerio. Perché quel tempo mancante della sera al campeggio è chiamato in gergo missing time e significa forse un rapimento da parte degli alieni. Valerio accetta di sottoporsi a ipnosi regressiva nello studio di uno stimato psicologo genovese. Non risultava in effetti nessuna patologia che indicasse chiaramente che fosse una persona allucinata. Mi colpirono particolarmente i racconti che lui faceva dell'abduction, di quello che accadeva o che era accaduto, o che era rimasto, diciamo, impresso dentro di lui in quelle situazioni particolari. I ricordi che emergono dalle ipnosi sono nitidi e sconvolgenti. Ricordo una scena, il Lonzi era in ipnosi, sdraiato sul tavolino, e mentre ricorda, rivivifica la scena, dice: ho visto come si apre la porta, potrei scappare. E poi continua: ma poi dove vado? Tremendo. Cosa riaffiora nei tuoi ricordi di tutto questo, che questa cosa che hai visto? Ci sono delle cicatrici che francamente parto per il campeggio non ce l'ho, torno indietro ce l'ho, e non sono caduto, non sono stato aggredito, niente di tutto questo. Quelle ci sono, cioè non è, non posso dire non ci sono, ma come me le sono procurate non lo so. Il tempo mancante potrei ipotizzare che magari l'orologio era andato avanti, se non che anche quello del mio amico era andato avanti, segnava più o meno la stessa ora, al che è abbastanza improbabile che due orologi nello stesso momento vadano avanti dello stesso lasso di tempo. Ma al di là di quello, presumo possano esserci altre spiegazioni. Certo, una di quelle è il missing time, ma non la sola. Comunque. Senti, e penso. E come mai a Maura... Con Maura hai detto, a lei lo racconto. Ma abbiamo parlato per ore e ore, quella famosa notte del 22 agosto, e poi è caduto l'argomento su fatti strani,
l'esoterismo, gli UFO. Quindi hai capito, detto, che lì potevi... Io ho una storia, mi è capitato anni fa, gliel'ho raccontata, però sinceramente non credevo che poi si arrivasse a questo punto. Poi da cosa nasce cosa, eccoci qua. Non negherò mai invece l'esperienza del campeggio, perché quelle tre sfere le ho viste, le hanno viste anche altre persone. Ma che fine ha fatto il tuo amico del campeggio? C'è stata una rottura per motivi che esulano dall'argomento. Ma però insomma, cioè, come dire, tu sei una parte imbarazzante del suo passato. E beh, mi sembra abbastanza evidente. Quindi... Però ho rispettato sempre la sua volontà, non è voluto mai... No, quindi ha rimosso venire, un po' questa amicizia. Non ha voluto essere coinvolto, io non l'ho mai coinvolto, perché comunque è giusto. Io rischio del mio, non voglio rischiare. Certo, però avere un testimone in questo caso, come dire, aiuta, no? Certo. In una vita che tu avrai vissuto dove... Però se lui non vuole, io non lo posso obbligare. Sì, ma non è un'amarezza dire... Cioè, se a me capitasse di vivere una cosa così forte con un mio amico e questo mi dice guarda io non lo racconto, io ci rimarrei male. Sì, ma come ripeto ci sono stati altri problemi, vabbè, molto personali, ma al di là di tutto chi devo convincere? Chi se ne frega se gli altri non ci credono? Sì, questo è comune a molte persone che hanno vissuto... Non insomma, è che io ho fatto soglia palate, raccontandolo, non mi ha mai pagato nessuno, quindi... Cioè. Di percorso. Che idea ti sei fatto? Che sia finita qua la tua, compito per loro? Io ritengo e spero caldamente di sì. Quindi se loro potessero sentirci, il messaggio che tu manderesti a loro sarebbe quello che a Milano definirebbero stammi su di dosso, cioè... Basta così. Stata a corto, oppure stammi su di dosso. Va bene, stategli su di dosso. Allora, lanciamo il terzo elemento, perché la tua storia ha una evoluzione e una conclusione. Il terzo elemento di questa storia, che è un boccale di birra, di quelle dei pub, mostrerà la fine... L'epilogo, alla fine è una brutta parola, della tua storia. Sì, la vita di Valerio è davvero cambiata. Nonostante egli cerchi di sfuggire alla curiosa morbosità che sente intorno a sé, il ragazzo passa da una ragazza all'altra, da un lavoro all'altro, nel tentativo di trovare un equilibrio anche con se stesso. Per niente facile quando il mistero ti ha segnato per sempre. Valerio ha più di 30 anni ormai. L'apertura di un pub, tra mille sacrifici, sembra finalmente dargli un po' di serenità, anche se le sue fobie, come quella per le sfere, continuano ad assillarlo. Ciò che conta, però, è che la gente ha iniziato a non guardarlo più come una specie di fenomeno da baraccone. Forse un'esistenza normale è davvero dietro l'angolo, o forse, dietro l'angolo, ci sono anche occhi invisibili che lo spiano. Come hanno fatto dal momento stesso in cui la sua storia è diventata di pubblico dominio. Sono convinta che Valerio sia stato spiato, pedinato, forse lo è ancora. No. Forse la storia iniziata 25 anni fa, sull'Appennino genovese, non è ancora terminata. Perché un prescelto non può sfuggire al suo destino. Nessuno può. Pronto? Sono convinta che in questa famiglia ci sia stato proprio un discorso di prescelti. Per me Valerio è un prescelto ed era tutto un discorso che partiva dalla linea della madre, della nonna. Quante volte è stato rapito Valerio Lonzi nella sua vita? Beh, allora noi non lo sapevamo. Pensavamo che 3, 4, 5, 6 volte questo poteva essere capitato. Oggi, a monte degli studi fatti, sappiamo che un addotto viene prelevato almeno 4 volte l'anno, per sempre. Dunque, tu ti sei accorto di essere seguito e spiato? Sì. Proprio nel periodo in cui
come dire, quando io ero sotto ipnosi regressiva. Quando io ero sotto ipnosi regressiva, arrivavo a casa, ricevevo telefonate minatorie dove mi consigliavano di piantare lì, di smetterla, la vita è breve, cosa ci stai guadagnando, tanto non ti arricchirai mai, lascia perdere, non ti conviene dire, eccetera, eccetera, diverse telefonate. Ne ricevetti una, diversa da tutte le altre, dove mi si elencava l'esatto contenuto del bagagliaio della mia macchina, che era chiusa a chiave dentro un garage con l'antifurto, chiusa a chiave. Non so come hanno fatto, però mi hanno elencato esattamente quello che c'era dentro nel bagagliaio. E cos'era, una, secondo te, la prova, cioè... possiamo arrivare dove vogliamo, stai attento, una minaccia. Beh, cioè, è molto eclatante, no? Quando uno ti descrive che cos'è dentro la macchina, che ha l'antifurto, chiusa chiave in un garage, ecco, vuol dire che è riuscito ad arrivare laddove normalmente la gente non può arrivare. Quindi, cioè, è sicuramente un tentativo di persuasione. Ma poi c'è stato un periodo dove c'erano due tizi alti, tutti e due calvi e abbastanza somiglianti, che mi venivano dietro, attaccati come due francobolli su una busta, ce ne avevo sempre 10. Allora, intanto, poi il giro vero con i miei ospiti, vedo già, insomma, facce di diverse, di diverso tenore interiore. Però intanto volevo andare dal professor Corrado Malanga, ordinario di chimica, mi corregga se sbaglio. Sì. All'università non proprio di... ordinario, sono un ricercatore dal 1983 all'Università di Pisa. Peraltro lei non lo direbbe mai, ma io ho sentito spesso il suo nome tutte le volte che si parla di possibili premi Nobel italiani. Come si possono spiegare delle cicatrici? La questione fu controversa da subito. Non sono le uniche cicatrici che Valerio ha. Una delle cicatrici che per esempio noi trovammo quando si cominciarono a fare le ipnosi regressive con il dottor Moretti a Genova fu per esempio la cicatrice che Valerio ha sulla tibia, sul piano tibiale sinistro, che noi chiamiamo il marchio. È una cicatrice che anche gli addotti americani, cioè quelle persone che dicono di aver avuto esperienze aliene, in cui gli alieni ti prendono, ti portano sulla macchina volante, ti sottopongono a operazioni chirurgiche, bene, quella cicatrice che gli americani fanno vedere e che hanno, beh, ce l'aveva anche Valerio. Durante un'ipnosi regressiva, Valerio racconta come questa cicatrice gli viene fatta. Lui è sdraiato su un lettino, non si può muovere, in un ambiente asettico, strano, una macchina si cala dal soffitto, una macchina che gli va sul volto e lui vedrà solamente una luce rossa che gli clignotta davanti e sentirà un forte dolore sulla tibia sinistra. A quel punto le voci che parlano nella testa di Valerio gli dicono: non ti preoccupare, ti stiamo facendo un prelievo di tessuto osseo. Lì per lì Valerio esce dall'ipnosi e il dottor Moretti dice a Valerio: senti, ti puoi alzare un attimo la gamba, volevo vedere sotto i pantaloni. C'era la cicatrice. Valerio, come ti sei fatto questa cicatrice? Valerio: non lo so, sei caduto da piccolo? No, non me lo ricordo. E allora come mai questa cicatrice? Valerio sbianca, diventa verde, giallo, rosso, ma non ricorda assolutamente neanche quello che ha detto in ipnosi. Troverò poi conferma di questo fatto qualche anno dopo, quando parlo a un congresso, a un convegno a San Marino di questa cosa, e una ragazza mi chiama e mi fa vedere la lastra del suo amico, anche lui con esperienze di questo tipo, una lastra che presenta sotto la cicatrice il prelievo di tessuto osseo. Qualche anno prima allora Valerio aveva ragione. Io vedo già Alessandro Cecchipaone sorridere. Vuoi intervenire adesso o vuoi vedere ancora qualcosa? Innanzitutto volevo soltanto capire, con tutto il rispetto, che ricerche fa il dottor Malanga, perché se è un ricercatore non è un professore, e per quali motivi addirittura potrebbe avere il Nobel, perché ha parlato come ufologo. No, quello l'ho detto io, dimenticalo. No, ha parlato come ufologo, è importante che chi ci segue da casa sappia che non ha parlato come ricercatore dell'Università di Pisa di chimica organica, ma come ufologo, perché altrimenti rischiamo di dare una patente di credibilità scientifica a una cosa che è una rispettabilissima opinione. Posso sapere, quando lei fa il ricercatore, cosa ricerca, dottore, cortesemente? Io come ricerca mi occupo di chimica organica, quindi di nuove reazioni nella chimica organica, ma in realtà io non sono un ufologo. Lo sono stato forse
per una trentina di anni. Beh, però c'era scritto anche nella sua... Sì, perché mi riconoscono come quell'etichetta, però d'altra parte io non credo di essere un ufologo, preferisco essere una persona intelligente. Sì, voglio dire, ma non stava parlando come ricercatore di chimica organica prima, lei diceva delle cose con, per esempio, lei crede all'ipnosi regressiva, e non è un fatto scientifico l'ipnosi regressiva, lei me lo dava come una prova del fatto che lui veramente è stato rapito dagli UFO. No. La prego dal punto di vista scientifico di mantenere il metodo scientifico, il linguaggio scientifico, non mi deve dire, nella sua ipnosi regressiva è venuto fuori chiaramente che gli hanno tolto un pezzo di osso in una certa camera operatoria con una certa... La lampada che scendeva. No, ma lei ha... Così sembra, ma non è scientifico, ma perché non è possibile affermarlo come una certezza. Mi scusi una cosa, dottor Cecchi Paone. Io mi ricordo quando lei ha fatto la trasmissione La macchina del tempo, cui io ho partecipato, che aveva un atteggiamento del tutto diverso, e accettai per l'appunto perché mi si vendette l'immagine della sua persona come una persona integerrima, fantastica, squisita. Io non so quanto gli hanno dato per fare, diciamo, la parte del cattivo, del feroce, del contraddittorio, però... Lei però si sente immotivatamente al centro delle mie critiche. Come lei vede, io a lei non ho rivolto nessuna critica. Io lì ero il direttore di quel programma e l'avevo fatto in maniera tale che si fossero il rispetto del linguaggio e del metodo scientifico, e mai avrei invitato un personaggio come questo dottore qua. Beh, Alessandro, io non sarei mai andato a mangiare granchi vivi in un'isola deserta, se è per quello. Il mondo è bello perché è vario, eh? Invece sono contento di aver invitato il professor Malanga, perché se non altro è, come dire, ci porta tante testimonianze, perché insisto sul fatto che il numero di persone è molto troppo elevato. Allora voglio capire se c'è una psicosi collettiva per la quale per decenni tante persone negli angoli più remoti del mondo vedono la stessa cosa. E se questo accade, perché accade, visto che abbiamo capito che non ne traggono nessun tipo di vantaggio? Allora io voglio capire perché, cosa succede? Ma e se fosse che sta succedendo qualcosa sulla quale un giorno si riderà? Cioè magari tra 200 anni sarà tutto normale, no? In fondo il primo che ha detto guardate che mi sa che la Terra è rotonda, c'è stato qualche no? Un Cecchi Paone che gli ha detto ma dai, come fai a essere rotondo? Cardinal Bellarmino, che c'entro io? No, io ero dalla parte Alessandro, di Galileo, no. Ero dalla parte di Galileo e sono tuttora. Il Cardinale Bellarmino stava dall'altra parte e sta ancora dall'altra parte. Ma adesso che... è facile perché sappiamo che è rotonda. No, che adesso è facile. E magari, no, scusa, però il primo magari gli ha detto dai, dimostra che è rotonda. Tutto come puoi dire, io stavo da quella parte lì, stavo dalla parte di Giordano Bruno bruciato sul rogo, per carità. Ma qui a momenti bruciamo appunto. Loro, però, nel senso... Non è che il primo che ha pensato la Terra è rotonda è stato immediatamente in grado di dimostrarlo. Come? Io credo... Galileo l'ha dimostrato subito. Io credo che non sarà più né un problema di Cecchi Paone né un problema di Lonzi Valerio. Cioè io ritengo che prima o poi ci sarà un incontro, un primo contatto, ma però non sarà più un problema nostro. In tutto questo ci dimentichiamo di un altro aspetto del quale non abbiamo parlato. Lo nomino solo, è Dio. Potrebbe anche darsi che Dio a un certo punto abbia, come dire, nei suoi disegni la voglia di farci incontrare con qualcuno, ma questa entra in un campo che non voglio, nel quale non voglio addentrarmi, perché è il campo della fede. E ancora manca la tua vita non vissuta, ma soprattutto la persona che ha indicato la tua vita non vissuta. Manca un altro tentativo che faremo in studio di ipnosi regressiva, quindi ti riporteremo a un mondo che non so quanto ti piaccia, ma al quale ti sei gentilmente prestato. Quindi insomma abbiamo ancora moltissima carne al fuoco e poi altre cose sulle quali vi stupiremo, ci sarà ancora da discutere, temo. A dopo. Ma cosa sarebbe successo se la moto quella sera fosse partita al primo colpo? Lo scopriremo tra poco. So che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango, io lo so.
Grazie. Eccoci ancora con Valerio Lonzi, che ci sta raccontando, o meglio, i fatti stanno raccontando per lui, perché Valerio Lonzi è una persona molto posata e cauta, oserei dire guardinga. In realtà Valerio Lonzi è stato rapito dagli alieni. E le persone che hanno avuto esperienze come la tua hanno difficoltà a condurre una vita normale. Io ho conosciuto, non approfondendo, Zanfretta che è stato... ha preso delle mazzate dalla vita. Sì, Zanfretta, cioè, è stato veramente penalizzato da non quello sarò che... certo io quello che dice gli è successo questo per colpa di e punto il dito, no, cioè a volte le cose sono anche predestinate, a volte sono casuali. Sì, perché prima tu mi chiedevi durante la pubblicità, ma tu ci credi? Cioè, il parte che il conduttore, insomma, non dovrebbe essere super parte. Sì, io non so se ci credo, però mi turba e mi incuriosisce il fatto che le persone che hanno avuto esperienze come la tua in realtà hanno subito un peggioramento dello stato della loro vita. Le persone che hanno o credono o pensano di avere subito qualche episodio non spiegabile, sicuramente da quel momento hanno iniziato un piccolo grande calvario, ed è questa la cosa che mi fa riflettere. Per esempio Maurizio Cavallo, mi raccontavano, tu hai pensato di essere impazzito. Sì, pensavo di essere impazzito, mi sono ritrovato da solo con me stesso quando ho tentato di raccontare quanto stava avvenendo. Ho trovato, cioè, cosa stava avvenendo? Stava avvenendo la mia realtà, la realtà quotidiana, la realtà razionale, la realtà alla quale siamo abituati, era improvvisamente stata distrutta una notte tra il 12 e il 13 settembre del 1981, quando fui rapito da esseri che poi mi dissero provenire dal pianeta Clarion. Dal pianeta? Clarion. Gladio? Clarion. Ah, no, perché Gladio era un'altra Clarion. Cosa. Ma questo ti è capitato una o più volte? Questo è capitato dopo l'81, è capitato e capita tuttora. Cioè la riapiscono? No, adesso c'è un contatto, visto che prima si parlava di contatti, avviene un contatto a livello mentale. Telepatico, diciamo. Sì, possiamo dire così. E che le hanno fatto? Ho ricevuto delle informazioni, informazioni invasive, perché non le avevo chieste. Erano memorie che non mi appartenevano. Ma su che cosa? Su tutto, sull'universo, sulla mia vita, sulla mia stessa vita. Durante uno di questi incontri, in una sorta di monolito, un televisore, credo, uno schermo comunque, vidi la mia esistenza da bambino. Vera o... Cioè... Mi fecero vedere queste immagini che rappresentavano me da ragazzino. Ma nei posti veri della sua vita? Ti avevano registrato. Come se avessero registrato la tua vita e te la mostrassero. Sì, come se avessero registrato. E nella notte dell'81, quella famosa notte, io seppi di essere stato già rapito all'età di 7 anni. No, ma la cosa che mi fa riflettere, professor Malanga, sono centinaia le persone, mettiamoci qualche millantatore, qualche visionario, un pazzo, certo. Però stiamo parlando nel mondo in questi anni di centinaia di persone, mi dia qualche... delucidazione in più. Da un punto di vista statistico i numeri sono qualcosa che possono contare, quindi queste persone hanno le stesse cicatrici nello stesso posto, fanno gli stessi sogni, l'85% ha il sangue RH negativo, tutti quanti hanno lo sfenoide rotto e poi fratturato e poi ristrutturato, possiedono all'interno del loro corpo
alcuni aggeggi che potrebbero essere dei microchip, che sono impiantati uno all'interno della ghiandola pineale, uno dietro l'orecchio destro di solito, un altro sotto il piano palatale sinistro in alto, che sono stati estratti, questi non in Italia, negli Stati Uniti d'America, e le analisi che sono state fatte presso 5 università differenti hanno dimostrato l'esistenza di una percentuale isotopica differente. Vuol dire che la roba con cui è costruita questa roba non viene da qui. Dottore, una cortesia, possiamo cercare le cicatrici sul corpo di cavallo? Cioè, siccome tutti hanno le stesse cose, è... cavallo dovrebbe Guardate averle. Guardate che vi ho detto un'altra, questo è un altro errore, perché non è detto... L'ha detto lei, tutti hanno gli stessi sogni, gli stessi chip, certo, le stesse cicatrici. Io... Voglio vedere se ha i chip e le cicatrici. Lei ce l'ha i chip? Ma chi ha detto che il cavallo sia stato... rapito, addotto nello stesso modo con cui è successo a Lonzi? Allora non c'è una costante, lei ha detto tutti uguali, no, tutti con gli stessi sogni, tutti con i cibi. Andiamo a vedere il naso, lo chiedo al regista. Ma lei certo. ha detto sono tutti uguali, certo. l'1% della ma popolazione ha le stesse in un modo diverso. Io non interpreto nulla, io registro. Lei ha detto tutti hanno le cicatrici e tutti hanno i chip. Ma lei ce l'ha i chip. Ma dietro la registrazione, scusi, ma dietro la registrazione c'è anche un altro problema. Io posso avere 6.000 libri in casa, posso averli letti tutti, ma se non l'ho capito è come se non l'avessi letti. Oh, scusate, voi c'eravate. Ha detto che c'avevano tutti le cicatrici. Sì. E allora? Ma scusi, ma chi ha detto che io ho mai studiato il caso di cavallo? Chi ha detto che io avevo... Quello che c'ha le allucinazioni qui non sono io. Lei ha detto hanno tutti le cicatrici, le vorrei vedere. Ma quando mai io ho detto che cavallo è un addotto? Quindi cavallo è finto. Io non lo so, è lei che si sta facendo una serie di, si dice, segmentali. Non amo